Cari concittadini, pochi minuti fa ho sentito che la nostra piscina, la piscina comunale, la piscina della città di Casal di Principe, è stata vandalizzata. Degli esseri ignobili, ignobili, sono andati di notte all'interno della nostra piscina, hanno distrutto quelli che potevano distruggere. Sono entrati addirittura usando il flex per rompere e per forzare il cancello d'ingresso. Hanno picchiato a sangue il cane che sta là dentro a fare da guardia. Esseri ignobili che colpiscono in questo modo non soltanto un bene pubblico, non soltanto la piscina, ma danno uno schiaffo in faccia all'intera comunità di Casal di Principe. Hanno offeso l'intera città, tutti i casalesi si sentono e devono sentirsi offesi da questa azione ignobile. Noi andremo lì. E andremo a ricostruire ciò che loro hanno distrutto. Faremo in modo tale che questa piscina sia pronta, non appena finisce questa epidemia, ad accogliere le decine e decine e decine di persone che già prima la frequentavano, per fare sport, per fare attività fisica. Noi lo faremo alla faccia di chi ha voluto fare questa ferita alla nostra città. Casal di Principe sta facendo di tutto, ormai da tempo, da anni, per riconquistarsi un'immagine positiva. Questa città sta facendo di tutto, sta lavorando intensamente per la propria rinascita, per la propria ricostruzione. In queste settimane, in questi mesi che ci hanno visto impegnati sul fronte dell'emergenza, l'amministrazione comunale ha continuato a lavorare e a produrre per costruire il futuro della nostra città. Più di 7 milioni di euro di lavori stanno in esecuzione in questo momento, in queste settimane. Per strade, fogne, luce, il riallestimento del cimitero, lo stadio comunale. Ed era pronto anche il progetto, ed è pronto anche un progetto di riqualificazione della stessa piscina. Noi continueremo questa nostra azione, perché sappiamo che i cittadini, quelli veri, quelli buoni, quelli sani, cioè la stragrande maggioranza dei casalesi, questo vuole ricostruire la città, la vuole avere una città degna di essere una città italiana ed europea. Noi lo faremo, lo continueremo a fare a dispetto di questi pochi, pochissimi, ignobili soggetti e personaggi.